Sì, da questa parte qui a sono destra. Qui. Volevo chiedere a Valentino cosa pensa, sì, volevo chiedere cosa pensa della proposta, che è già una raccolta di firme in corso per fare Giorgio Armani senatore a vita, una proposta di Santo Versace, come forse saprà. Ma io sarei molto onorato che lo facessero, perché Giorgio Armani merita questo ed altro, e credo che anch'io abbia aderito a questa cosa, quindi sarei felicissimo che questa cosa venisse. Io ho tempo per un paio di domande, una qui. Grazie a Antonio Angeli del Tempo, abbiamo visto questo film molto bello e abbiamo parlato molto anche dell'Italia. Io vorrei sapere, per quello che riguarda gli affari passati anche presenti, cosa rappresenta l'Italia per lei, forse il signor Giammetti ci può aiutare, e però cosa rappresenta nel suo cuore l'Italia? Beh, l'Italia, sono italiano, l'Italia ha rappresentato e rappresenta tutto un mondo di serenità, di bellezza, di gioia. Per me in fondo ho lavorato tutta, diciamo, una vita facendo la spola dove abito, all'Appia Pignatelli, sotto il portone di Piazza Mignanelli, tutti i santi giorni, non vedendo nient'altro, e non ero neanche più invitato da nessun personaggio a pranzo fuori, perché rifiutavo continuamente, quindi perché non avevo tempo, perché la mia vita era chiusa in quella sartoria. Quindi l'Italia per me rappresenta tutto questo, rappresenta il trampolino lancio che ho avuto nel mondo internazionale della moda, che mi ha portato poi logicamente in tanti altri paesi, il tutto è partito dall'Italia. Per quello che riguarda gli affari, l'Italia ha rappresentato un 5%, un 50%. Nel passato, anche nel presente. Ma è stato sempre un paese che ha molto amato Valentino, e quindi il business in Italia è stato sempre molto forte. Ed è un paese a cui, come diceva Valentino, siamo estremamente riconoscenti. È anche un paese dove amiamo tornare, perché comunque è sempre una sterzata di energia, di serenità. Stamattina, nonostante jet lag, siamo arrivati a New York, siamo fermati a Milano, siamo arrivati ieri sera, siamo qua stamattina, comunque la città dà un'energia speciale, sveglia pure una mummia. C'è una domanda laggiù, ecco, adesso che avremo Adesso che avremo l'opportunità di vedere altre sue nuove creazioni con questi costumi che creerà per il balletto, e questo stimolerà ancora di più il desiderio di poter avere, possedere ancora una sua creazione. Le sue amiche e clienti le chiedono ancora di disegnare, almeno insomma, di concedersi qualche volta, oppure non lo fa? No, non posso più farlo, perché ci sono dei proseguitori di questo nome Valentino, io quindi non, però logicamente mi fermano, mi chiamano, mi dicono ci manchi tanto, io sono anche felice, perché questo mi dà una specie di gioia interna e di vedere che insomma qualcosa ho rappresentato in questo mondo della moda. Però a tutto c'è un finale, no? E trovo che non posso disegnare i vestiti con un bastone in mano. È preferibile così. Ci sono altre cose che mi interessano. Seguo ugualmente la moda, così, perché in fondo è stata parte della mia vita, ma da lontano. E per i giovani? I giovani, giovani che... tanti giovani che vogliono fare questo mestiere, che è un mestiere che ha fatto una specie di bomba atomica negli anni 60-70, dove tutti i ragazzi giovani, le ragazze giovani volevano diventare disegnatori di moda. Per
logicamente tutte queste persone, qualcuna di loro ha voluto mettere i bocconi doppi ed arrivare molto molto velocemente, e purtroppo è un lavoro che bisogna un momentino pensarlo bene prima di farlo, perché non si fanno dei disegni o delle cose che devono essere indossate, devono essere portate da donne, devono essere portate da corpi femminili che bisogna sempre rispettare in una certa maniera, quindi non si può disegnare qualsiasi cosa. Bisognerebbe dire a tutti questi giovani di avere un po' di pazienza e prima di sciorinare tanti tanti abiti senza pensarci troppo, dovrebbero pensarci un momentino di più. La mia domanda era finalizzata a sapere se vi avevano proposto qualcosa per un progetto per tramandare ai giovani questo suo immenso conoscenza, no, sapere, no, esperienza. No, no, no. Lo farete? Non credo, no.